che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole. Cari amici, sono sempre ospite della casa Madre Teresa e accanto a me c'è una persona squisita, vorrei che tutti voi la conosceste, si chiama Ida e quando mi incontra mi abbraccia sempre fortissimamente. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che sarà, che vive nell'idea. E questa è la madre della fede in fuoco, perché ha accompagnato i primi missionari, padre Fedele, per molti anni proprio è stato il braccio destro su nella montagna, nella serra, a piedi, a dorso di mulo, e quindi ha dato tutta la sua vita per la missione. Direi non che è stata più missionaria dei missionari, ma ha accompagnato come capoverdiana la vita dei missionari. Quale lembranza ten de Padre Fedelis? Padre Fedelis, io tengo lembranza desde 1949. Dice che l'ho conosciuto nel 1949. Io fui battezzato con Padre Pio. Lei è stata battezzata da Padre Pio? Fui catechizzato, começo a catechesa con Padre Pio e tutta la mia vita con Padre Fedelis. Lui ha cominciato la catechesi con Padre Pio e ha passato tutta la sua vita accompagnando Padre Fedele. E qual è, cosa ten di spiritualità di Padre Fedelis? Qual era la spiritualità? Primero spiritualità di Padre Fedelis era mostrare il cammino come che noi possiamo andare nella Chiesa. Era quello di insegnare un cammino di fede, come vivere la Chiesa qui in Capoverde. E poi prepararci per essere catechisti. E poi le preparava per diventare catechisti, cioè a servizio di tutti gli altri. E poi, quando una persona era catechista, era lo specchio della comunità. E quando una persona era riconosciuta come catechista, era l'anima della comunità cristiana. In quel momento io tinha 16 anni. E in quel momento, quando è diventata animatrice della comunità, aveva 16 anni. E depois de 16 anos, em 1953, foi crismado, receber o sacramento de crisma e continuar a tomar a tarefa na igreja. E nel 53 ha ricevuto poi la cresima e questa è stata una forza per lei per continuare il suo servizio alla Chiesa. Io vorrei ringraziarla proprio profondamente dal mio cuore, no? Per tutto il bene che ha fatto ai missionari, ma al suo popolo. E quante volte ci siamo incontrati perché lei era proprio l'anima di tutta la comunità di San Lorenzo. Con questa gioia nel cuore io vi saluto e andiamo avanti sempre con fiducia.